visto la circonvallazione esterna completamente bloccata per una cisterna di gas che si è rovesciata. In pratica è tutto fermo. Le forze dell'ordine sono già intervenute con i pompieri. Praticamente tutto bloccato. Anche se chi si è mai stato tutto. Problemi ovviamente che si sono creati per gli... Tutto bloccato, siamo qui con l'auto fermo. In pratica sembra che questa cisterna piena di gas che si è ribaltata possa tra l'altro rappresentare un grave problema perché si trova proprio sul ponte. Sì, è un'autocisterna piena di gas che si è ribaltata e con una perdita di gas, quindi sono i pompieri che stanno operando, ma intanto è completamente bloccata tutta la circonvallazione, qui in provincia di Napoli. Anche qui, come vedete, la strada è completamente bloccata. È impressionante, mai visto un gorgo del genere. Stanno provando a liberare metà corsia per permetterci di ritornare indietro e quindi liberare la strada da un altro lato. Quindi facciamo la parte da qui. C'è una cisterna di gas che si è ribaltata, è già aperta, che stanno operando sopra, insomma, i pompieri. E adesso ci faranno, liberano metà corsia e ce ne fanno andare da lì. Ah, ok, grazie. Vediamo se con metà riusciamo ad andarci, tanto